Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Artisonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi, via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, Radio Ritratto. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Bentrovati su Globus Radio Station da Antonella Guglielmino e Onia Nicolosi. Buon pomeriggio, che bella pioggia che c'è fuori. Pensavamo di essere scampati. Invece no, questa pioggia bella, forte, battente, incessante. E così all'improvviso, non ha... sì, senza cioè, dare preavviso, diceva insomma. Qualcuno. E vabbè, pazienza. Ma oggi parliamo di inchiostro e occhi. Un titolo di un libro che è piaciuto particolarmente. Si chiama Con l'inchiostro dei vostri occhi, scritto da... Mariano Campo. Ciao Mariano, ben trovato. Buonasera, ben trovate voi che mi accogliete. Hai sfidato il brutto tempo. Sì. Ma ieri sembrava estate invece. E invece oggi no, pazienza che voglio fare. Già pregustavamo un bel 25 aprile al mare invece. Sì, invece penso che non si potrà fare proprio questa cosa. E vabbè, pazienza. Il tuo libro Con l'inchiostro dei vostri occhi, edito dall'Acquaria, cioè la nostra amica Vera Ambra. Quando... Com'è stato? Hai pensato di pubblicare questo libro? Perché diciamo che il tuo libro ha un iter ben preciso, perché racconta qualcosa di proprio interiore, di amore verso i figli e l'amore verso i propri genitori. Quando hai pensato di voler mettere a nudo i tuoi sentimenti? Beh, diciamo che è un parto che è durato almeno 20 anni, che è l'arco di tempo nel quale ho scritto tutti questi racconti che poi sono stati raccolti in questo libro. Sono stati scritti in diversi periodi della mia vita, dai 20 anni in su fino a qualche anno fa, adesso ne ho 45, quindi forse sono anche più di 20 anni, che descrivono situazioni precisamente collocabili in un determinato periodo della mia vita, esperienze, incontri ed emozioni provate nell'arco di tutti questi anni. La decisione di pubblicarli in effetti è giunta solo pochi mesi fa, perché c'è stata un'occasione, c'è stato un incontro con un'editrice, appunto la nostra amica Vera Ambra, alla quale avevo chiesto, vincendo questa ritrosia che... ho manifestato per tutto questo tempo, avevo chiesto un semplice parere su questi miei scritti che avevo tenuto fino ad allora nel cassetto. Pochissime persone li avevano letti, io stessi molti non me li ricordavo neanche più. Sono dovuto andarli a ripescare nei cassetti, metaforicamente, in realtà
più pragmaticamente nei computer, negli hard disk, addirittura pure nei floppy disk, perché molti addirittura erano, e come molti erano, scusami, come l'hai recuperati, cioè i floppy disk per recuperare, facendo dei sortileggi per riuscire a tirare fuori questi file Word, che poi ho dovuto convertire, insomma c'è stata tutta un'operazione anche tecnica per ripescare questi testi che non volevo a questo punto più perdere. Certo, e la motivazione è stata proprio questa, cioè ho scritto queste cose in determinati periodi della mia vita, perché perderle? Perché un computer, un hard disk può improvvisamente bruciarsi, un pezzo di carta può smarrirsi, può deteriorarsi, e allora intanto raccogliamoli, proponiamoli, vediamo se vale la pena, cioè se questi scritti, che per me hanno un valore probabilmente incommensurabile, alcuni di questi significano molto per me, la scommessa è di capire se questi scritti appunto hanno un valore anche per chi mi legge, oltre che per le prime persone a cui insomma è caduto il velo, perché tu sei una persona un po' chiusa, un po' che non estrinsechi molto. A un certo punto, con la maturità, hai capito che volevi sapere al mondo chi è veramente Mariano Campo. Beh, prima che al mondo, devo essere onesto, volevo farlo sapere ai miei figli. Ho due bambini, una bambina, Arianna, di 5 anni, e il più piccolo, Giovanni, di 2 anni. Ho pensato che in fondo sarebbe stato un grosso peccato se si fossero persi questa parte della vita del loro padre, che magari in questo momento non sono in grado di cogliere, di apprezzare, di valutare, visto che sono ancora piccoli. Ma quando avranno 10, 15 anni, e probabilmente sarà una fase in cui già il dialogo quotidiano fra genitori e figli sarà molto più difficile, quindi non troveremo le occasioni e il tempo per poterne parlare, o si annoieranno a stare ad ascoltare i racconti del vecchio padre. A quel punto però si ritroveranno nella loro libreria un piccolo scrigno con delle fotografie, chiamiamole così, anzi con dei ritratti, ecco, vedete il titolo della vostra trasmissione mi dà questo spunto. Con dei ritratti del loro padre che loro non hanno mai conosciuto, perché non li hanno mai conosciuto a 20 anni, a 25, a 30, ma solamente molto più grande, nella veste di genitore severo, non dico autoritario, ma certamente autorevole, quello che dice i no, ma è anche quello che dà tanti baci e tante coccole. Certo, ovvio. Ogni, che stavi dicendo? No, stavo dicendo è una sorta, diciamo così, di testamento affettivo, no? In qualche modo, perché hai avuto la possibilità di dire ai tuoi figli qualcosa che magari in futuro, forse come dicevi tu, a 15-16 anni, magari con l'adolescenza, periodi un po' critici, magari poi da adulti leggendo questo libro sicuramente avranno un'idea di te in un determinato modo. Assolutamente, giusto? Come dicevo, un'idea di me, di una persona che non hanno conosciuto e che non conoscerebbero mai altrimenti. Devo dire che mi sono incoraggiato, vorrei scriverne tanti altri di questi testamenti affettivi, anche perché oggettivamente è un po' presto per fare testamento, spero. No, qua facciamo gli scongiuri, sì. C'è pure il tavolino. Però, così come dici, cioè guardate un po' cos'era vostro padre a 15 anni, a 20 anni, voi presto sarete così, avrete delle altre esperienze, delle altre emozioni. È importante non perdere questo legame con le proprie radici, anche perché nel libro c'è un forte riferimento alle mie stesse radici, quindi come dire, perderebbero la memoria pure del loro nonno, della mia nonna che sarebbe la loro bisnonna e così via, risalendo. E purtroppo oggi molto più spesso i bambini che sono presi dalla tecnologia, dai cartoni o dalle 100.000 cose che hanno da fare, stanno meno spesso ad ascoltare, un po' come si faceva una volta, il racconto della storia dei parenti che non ci sono più. Insomma, da dove veniamo? Ecco, chiediamocelo. È una sorta anche, diciamo, di album dei ricordi. Ma questo sicuramente anche. Sono d'accordo. Così come è stato fatto con me, ecco, magari nelle nuove generazioni questo non viene più fatto come veniva fatto una volta. No, sono d'accordo con te, dipende molto dalla famiglia, perché anche a me mi raccontavano le origini della mia famiglia, di una parte piuttosto che un'altra, per varie ragioni. Ed
ed è importante, ecco, perché tutti noi abbiamo visto quegli album ingialliti, sì, con sì, le foto, certo, degli inizi del Novecento, questo era, certo, lo zio, questo era il nonno, questo era, certo, il bisnonno. Ora si sta perdendo. Ora si sta perdendo. Sono d'accordo, sono d'accordo. Praticamente è una guida a un percorso che ai tempi hai fatto anche tu, no? In qualche modo. È un'educazione, un percorso di educazione affettiva, di sviluppo emotivo, se vogliamo, che andrebbe perso se non fosse stato, non dico immortalato, ma almeno conservato in queste pagine. Senti, certo, io notavo, insomma, dalla discussione, che tu hai avuto una certa difficoltà, ovviamente, a mettere per iscritto quelli che sono i tuoi sentimenti, no? Noi in genere analizziamo... Ti posso correggere? Non ho avuto difficoltà a metterli per iscritto, perché la scrittura è una mia compagna quotidiana. A farli leggere agli altri, probabilmente. A raccoglierli, a farli leggere agli altri, sì, sì, a pubblicare, cioè a renderli proprio, a tirarli fuori pubblici, da me, ecco, diciamo in questo così senso. Però in realtà la scrittura è una mia compagna quotidiana per ragioni, certo, di lavoro. Certo. E come dicevamo prima, scrivo molto più spesso degli altri, mi viene forse più semplice, diventa un po' più complicato, perlomeno per la mia indole, raccontare di me stesso, delle mie emozioni, delle mie sensazioni, degli incontri, della mia storia, cioè di tutto ciò che in questa vita ha fatto sì che io fossi come sono oggi. Però dicevo, questa cosa, diciamo, all'inizio, no? Quando invece finisci, cioè metti la parola fine, quali sono le sensazioni dopo aver scritto... Quello, la sensazione più particolare l'ho avuta nel momento in cui ho tenuto in mano la prima copia, sfogliando quelle pagine che in bozza sul computer avevo riletto 100 e più volte, toccando invece proprio la copertina del libro, la sua consistenza, la carta, toccandole con mano, mi sembrava che fosse il libro di un'altra persona. Rileggevo quelle parole e non le riconoscevo più come mie, pensavo che fosse un bel libro, insomma, ma di qualcun altro. E invece ho dovuto pian piano rendermi conto che era una cosa che avevo fatto io e l'ho vissuto come un piccolo traguardo. Anche quello mi ha dato molta emozione, così come quando ho avuto occasione di presentarlo in occasioni pubbliche. Il fatto di ascoltare alcune righe di questi brani, di questi racconti, letti dalla voce di un attore, quindi di un estraneo che li reinterpretava, mettendoci ovviamente la sua maestria, la sua capacità, mi hanno commosso come quando mi ero commosso, diciamo, la prima volta che li avevo scritti e riletti. Ecco, come se fossero di qualcun altro. Beh, insomma, lo specchio, cioè una sorta di... Tu, Mariano allo specchio. Sì, però ecco, la mia sfida non era soltanto quella, come dicevo, di riflettermi e ritrovarmi nelle cose che avevo scritto, quanto quella di riuscire a trasmettere una parte delle emozioni, oppure delle emozioni diverse magari rispetto a quelle che avevo provato io stesso, a trasmetterle a qualcun altro. Ecco, mi ha creato molta ansia il giudizio degli altri, ma non perché avessi paura di essere giudicato, ma perché invece volevo essere giudicato. Quindi se quando chiedevo così timidamente: ma l'hai letto, ti è piaciuto? La risposta era lapidaria, insomma abbastanza laconica, ci rimanevo male. Se invece arrivavano parole, arrivavano anche critiche, osservazioni: ma questo perché l'hai scritto così e non perché così, invece quello mi dava molta più soddisfazione, perché ritenevo che, insomma, è come quando uno prepara un bel piatto con tanto amore, se le persone lo assaggiano e dicono: beh sì, buonino, insomma, passante, si può mangiare, ci rimane un po' male. Se ecco, qualcuno invece ti dice: sì, è ottimo, però sai, la prossima volta mettici un po' di sale, almeno la soddisfazione c'è. C'è un riscontro, sì, quello che si chiama riscontro. Assolutamente. Siccome siamo in radio, tu sai benissimo, cioè abbiamo il brano musicale. Ah, no, pensavo che dovessi cantare io. No, ma se magari ci possiamo, no, anche però, pensare. Però piove, per cui diciamo non, evitiamo, non è il caso. Sì. Andiamo ad ascoltare Daft Punk e poi la pubblicità. A dopo. Radio Ritratto, pennellate dal mondo VIP con il collega amico Mariano Campo e con l'inchiostro dei vostri occhi, il suo nuovo libro, perché poi ci sarà il prossimo. Speriamo. Ecco. Diciamo che mi sono incoraggiato, vinto, diciamo, il pudore, anche la ritrosia, vinti il pudore e la ritrosia di questa prima uscita pubblica di miei iscritti, un po' in tanti mi hanno incoraggiato a cioè, ma magari c'hai qualcos'altro ancora nei cassetti che puoi tirare e fuori. E tu no, ce l'hai? Vi assicuro che non ho più niente, non ho credo a tutto. Però ci sta lavorando. Però ho cominciato a scribacchiare qualche cosa. Ecco.
e siccome l'appetito viene mangiando, si dice. No, ma magari ho scoperto di avere ancora delle cose da dire. Io pensavo di aver detto tutto, invece no. Rileggendo il libro, vedendolo come prodotto finito, compiuto e anche conclusivo di una pagina della mia vita o di alcune pagine della mia vita, ritengo che adesso anche in età matura posso avere ancora delle cose da dire. E quindi con lo stesso procedimento con cui ho scritto molti di questi racconti, cioè mi vado segnando degli spunti su un taccuino. Tra l'altro un racconto è proprio incentrato su questa mia abitudine, cioè quella di prendere appunti, di segnare, di cose, di scrivere delle cose che poi rimetto da parte, ripesco dopo tanto tempo e vedo un po' cosa ne posso fare, se posso cucirle o cucinarle insieme ad altre cose che nel frattempo ho notato, e da lì il procedimento per la nascita di un racconto, di un testo è comunque molto più semplice per me, perché nel frattempo ho rielaborato, ho accumulato delle altre sensazioni e talvolta ne esce qualcosa di buono, diciamo, in quest'opera di collazione. Alla stessa maniera, come dicevo, sto già cominciando a prendere appunti, non ho un'idea, una storia intanto già scrivi. Pronta in testa, intanto scrivo, poi può darsi che mettendo insieme tutte queste paginette una accanto all'altra ne venga fuori una storia. Senti, una cosa che ho notato in questo libro è che tra un racconto, uno o due racconti, poi c'è una poesia, poi ci sono altri racconti e un'altra poesia. Come mai questa scelta? Questi racconti, questa raccolta è suddivisa in tre parti, anche se non c'è un titolo, una copertina di ciascuna di queste parti. Diciamo, il primo gruppo di racconti è dedicato ai viaggi, alle avventure, agli incontri. Quindi la prima parte della tua vita? No, non c'è un ordine temporale, cronologico. Questo, diciamo, per affinità, ecco, di argomento. La seconda parte è dedicata agli amori, quindi alle sensazioni, alle emozioni legate comunque a delle esperienze affettive, quelli che poi il mio collega Nicola Savoca, che molto gentilmente ha accettato di scrivere la prefazione, che ringrazio ancora se è in ascolto direttamente, ma lo faccio spesso anche con messaggini, ha chiamato spesso amori in bilico, ritratti di amori in bilico. Quando gli amori non sono in bilico c'è poco da scrivere. E l'ultima parte invece è dedicata alle radici, quella che io chiamo le radici, quindi rapporti affettivi con la propria famiglia, con persone della propria famiglia. Ma infatti il 5 aprile è successa una cosa catastrofica, forse. Il 5 aprile per me è una data abbastanza dolorosa, che in fondo è poi stata, chiamiamolo, il mio vero svezzamento. È stata, certo, una data nella quale mi sono ritrovato improvvisamente adulto, mi sono ritrovato, certo, improvvisamente non più figlio. Mi sono ritrovato a dover fare l'uomo e poi successivamente il padre, certo, senza avere più il supporto di un padre a cui chiedere. Mi piacerebbe che leggessi magari la premessa, la premessa che ho messo proprio in apertura del libro, che è una frase di Papa Francesco, che proprio qualche giorno prima di andare in stampa, mm-hmm, ha fatto questa catechesi in Piazza San Pietro, e io ho detto no, l'ha fatta per me perché ero alla ricerca proprio di qualcosa che potesse rendere in maniera unitaria anche tutti questi racconti che sono diversi l'uno dall'altro, che però insomma necessitavano di un unico filo conduttore. Papa Francesco dice: se c'è qualcuno che può spiegare fino in fondo la preghiera del Padre Nostro insegnata da Gesù, questi è proprio chi vive in prima persona la paternità. Senza la grazia che viene dal Padre che sta nei cieli, i padri perdono coraggio e abbandonano il campo. Ed ecco la parte che più mi ha colpito. Ma i figli hanno bisogno di trovare un padre che li aspetta quando ritornano dai loro fallimenti. Faranno di tutto per non ammetterlo, per non darlo a vedere, ma ne hanno bisogno. E il non trovarlo apre in loro ferite difficili da rimarginare. In questo libro ci sono la mia esperienza da figlio e la molla di questo libro è la mia esperienza da padre. Certo, ovvio. Chiaramente questa frase, questo insegnamento, mm-hmm, sul bisogno di trovare un padre che ti aspetta, che ti può incoraggiare, sostenere, certo, anche rimproverare, è esattamente tutto ciò che in questo libro io ho voluto inserire per trasmetterlo ai miei figli. Spero che quando sarà il momento riusciranno a cogliere. Sicuramente, scusa, con un padre come te non ho capito, non carità. È da tutti, scusami. No, mi chiedevo. Il padre è uno che fa errori ogni giorno. Vabbè, è un essere umano.
è un essere umano, non è che è Big Jim, ragazzi, anche noi mamme facciamo errori, è normale. Gli errori però poi si superano, dagli errori uno impara. Non è che c'è la professione, forse, scusami, non è che c'è la professione genitore. No, assolutamente, si impara ogni giorno. Ecco, quindi... Sì, purtroppo non c'è la patente. No, ancora patente. Tanto ti insegnano i tuoi stessi figli. Certo, tra l'altro a volte ci fanno delle cose, hanno delle espressioni che tu rimani così, ma come? Rimani allibito, perché loro chiaramente non hanno tutte le strutture e sovrastrutture che ormai abbiamo noi, che si sono cristallizzati, formano la nostra personalità. Però ti riportano la semplicità con queste loro espressioni. Certo, certo. E allora tu capisci che devi mandar via tanti fronzoli, tanti ragionamenti, tante... e lucubrazioni, deve essere diretto, immediato, soprattutto sincero. Io quello che dico è che ai propri figli non si può mentire. Scrivendo un libro si può mentire di se stessi, uno può descriversi, certo, come gli piacerebbe essere o come gli sarebbe piaciuto essere, ma non come si è stato. Ma se uno guarda in faccia i propri figli non gli può raccontare bugie, perché loro se ne accorgerebbero prima o poi. E quindi ho voluto essere sincero e consegnargli nude e crude queste pagine della mia vita. Senti, ma io mi chiedevo, quando hai scritto questi racconti, sono frutto di un'ispirazione così, o tu sapevi già, ti sei seduto e devo scrivere adesso, o è stato frutto di un'illuminazione improvvisa? Beh, come dicevo, in molti casi sono frutto di appunti presi in qualunque momento, in qualunque situazione, in qualunque occasione, anche sconvenevole. Cioè, che stai facendo? No, scusa un attimo, perché cammini col taccuino. Esatto, ma vanno bene anche i fazzolettini di carta, i tovaglioli, qualunque cosa. L'importante è fissare quella cosa che ti è passata per la mente, perché ti servirà e potrai riutilizzarla. Poi magari la butterai oppure ne farai buon uso. E quindi in molti casi nascono così, in altri casi invece sono spunti autobiografici che soltanto dopo molto tempo tu riesci a rielaborare, a sedimentare, perché finché non l'hai fatto non riesci a scrivere, non riesci neanche probabilmente a parlarne compiutamente o in maniera distaccata, imparziale, a guardarli un po' dall'esterno. Cioè, finché sei troppo coinvolto non riesci a raccontarli. Quando in un certo senso riesci a prendere una certa distanza dai fatti che hai vissuto e che ti coinvolgono, a quel punto ti puoi mettere lì anche a scriverli di getto. Perché balene? Caccia delle balene. Caccia alle balene. Caccia alle balene è un racconto che nasce da un lavoro di tipo giornalistico fatto. Mi trovavo in vacanza in Liguria, nel paradiso dei cetacei. Decidemmo di fare un... gite in barca, come se ne fanno molto organizzate, proprio per vedere con il sistema cosiddetto whale watching, cioè come c'è il bird watching, c'è anche quello di l'osservazione delle balene, se riuscivamo a vedere queste balenottere che ogni tanto fanno la loro comparsa in quest'area tra la Liguria, la Toscana, la Corsica e la Francia. Ed è stato un bel viaggio in barca, ovviamente pieno di spunti metaforici, perché l'attesa di riuscire a vedere la balena diventa anche, come dire, il segnale di qualcosa di più importante. Stai investendo quel giorno tutta la tua energia, tutte le tue speranze nella speranza di vedere spuntare un getto, un fiotto d'acqua che viene dal mare, e riesci a vedere la balena più o meno con la stessa espressione che ha Cristoforo Colombo quando vede la terra, ecco. E in realtà vedi tanti delfini ma le balene non le vedi, e lì c'è il Mariano che ha questo vizio di prendere appunti e dimenticarsi un po', diciamo, che quella era una vacanza, che quindi magari c'era anche da dedicarsi alla persona che era al proprio fianco, o anche semplicemente a prendersi il sole o vivere questa avventura, ma che invece vuole raccontare questa avventura e scrive in maniera minuziosa, dettagliata, documentata questa esperienza, perché pensa che al ritorno, allo sbarco sulla terraferma, ne farà un articolo. Ne viene una cosa un po' buffa, se vogliamo, perché c'è questo conflitto continuo fra me, che sono attratto dalla scrittura di quello che sto vedendo, e la persona che mi dice ma lascia perdere, concentrati su quello che stiamo vivendo, su quello che stiamo cercando di scoprire. In realtà l'ho messo proprio in apertura, perché anche quello, pur diciamo inserito nella sezione dedicata ai viaggi e agli incontri, è una dichiarazione d'amore, è una dichiarazione d'amore per la scrittura, che ogni tanto, diciamo, può creare problemi nei rapporti personali. Un attimino invece, solamente. Invece in quelli che sono i rapporti d'amore, rapporti sentimentali comunque reali.
Sì, è così. Ci ascoltiamo Bruno Mars e poi andiamo con la pubblicità. In pubblicità, a dopo. E siamo qui con il collega, direttore responsabile Radio Zammu, capo ufficio stampa Università di Catania, d'Ateneo di Catania. E poi? E poi... Scrittore! Così mi dicono. Io sì. In realtà se mi chiamano così e per papà. Strada non mi volto. Papà lì sono costretto a voltarmi. Ma per forza perché... In continuazione. Noi ce ne siamo accorti. Stavamo anche guardando le foto belli, perché lui li esibisce, che i suoi figli belli. In maniera così Senti, orgogliosa. Perché con l'inchiostro dei vostri occhi? Lo sappiamo ecco. Che... Però spiega. E torniamo sempre allo stesso argomento. Certo. Dici, ma questo parla sempre dei figli. Beh sì, come dicevo... Sei innamorato dei figli. Come dicevo, una delle molle, la principale che mi ha spinto a recuperare questi racconti e a pubblicarli sono stati proprio loro. Ho ripensato nel momento in cui cercavo di scegliere un titolo per questa raccolta a una canzone che ascoltavo quando ero studente Erasmus in Francia nel 92, quindi più di 20 anni fa. All'epoca per imparare la lingua, ecco, per rafforzarmi proprio nella conoscenza del francese, ascoltavo molto la radio. Una delle canzoni che passava più frequentemente era una bella canzone di Francis Cabrel che si chiamava L'inchiostro dei tuoi occhi. Lui ovviamente la dedicava in francese alla sua donna amata e le parole dicevano tutto ciò che sono riuscito a scrivere, quindi essendo un poeta, un cantautore, si riferiva proprio alle parole, tutto ciò che sono riuscito a scrivere perché l'ho attinto all'inchiostro dei tuoi occhi. Decidendo io di pubblicare questa raccolta, cercando di convincermi a farlo, ho capito che pur non essendo loro stati presenti, i miei bambini, in questi anni della mia vita, i 15, 20, 25 anni, non erano neanche nella mente del Signore, come si dice, però ho ritrovato una motivazione ideale molto forte, cioè che tutto quello che alla fine sono riuscito a scrivere e che sono riuscito a comunicare a tutti gli altri è perché l'ho scritto con l'inchiostro dei loro occhi. E quindi è una dedica fortissima, è un titolo che ho voluto regalare a loro. Gli hai dato il tuo cuore? Sì, ma riaffermo nello stesso momento che tutto ciò che da quando loro sono nati faccio, penso, creo di bello, alla fine è perché sono loro stessi che, non solo per loro, ma sono loro stessi che me lo suggeriscono. Insomma, è una dichiarazione d'amore bellissima. Sì, sì. Spassionato, incommensurabile. Ma credo che sia il filo conduttore di tutta la trasmissione, poi, cioè è una cosa che traspare. Beh, in maniera proprio... Non mi nascondo, non lo rinnegherò dico... mai, è così. No, no. Ce l'ho scritto in faccia. Non ce l'ha scritto in faccia, ce l'ha scritto però, nella dedica, ecco, nella al dedica. Libro. Però ecco, nello stesso momento in cui parlo da padre, se volete, inesperiente, sorpreso, parlo al tempo stesso da figlio di chi ha vissuto una fortissima esperienza con i propri genitori, con il proprio padre in particolare, che adesso si trova a dover fare un po' da solo, ad avere tutta la responsabilità delle scelte, anche degli errori sulle proprie spalle. È una sfida affascinante ma anche molto impegnativa, e ogni tanto viene la voglia di chiedere a qualcuno: papà, ma sto facendo bene, tu come faresti? Cosa mi suggerisci? Non lo posso fare più direttamente, lo faccio nel mio cuore. E allora cerco di operare come penso avrebbe fatto mio padre. Ma sicuramente, dai, sicuramente. Senti, le presentazioni del libro dove sono state e dove si faranno? Allora, ne abbiamo fatto la prima al Museo Emilio Greco, nell'ambito della rassegna di Vie dell'Arte, che era curata dalla stessa editrice Acquaria che ha pubblicato il libro e quindi ha voluto utilizzare questa vetrina per farlo conoscere per la prima volta. Poi c'è stata un'ulteriore occasione il 27 marzo scorso al Monastero dei Benedettini. Le colleghe bravissime, Carla Condorelli e Mariangela Di Stefano, che hanno questo blog letterario che si chiama Le Matte da Leggere, mi hanno contattato per presentarlo, ed è stata un'occasione molto carina, anche molto intima, perché sono riuscite, avendolo letto approfonditamente, sono riuscite ad andare nel cuore delle cose. Ci sono stati momenti in cui io mi sono commosso e anche loro si sono commosse proprio in questo dialogo di fronte agli altri. Loro forse erano un po' protagoniste come me di questo racconto.
E, prossimamente cercherò di fare un incontro con molti miei colleghi giornalisti. Ho già parlato con Daniele Loporto, e infatti ti stavo dicendo proprio che questo mi ha promesso un tè, cioè nel senso che lui ha anche un salotto, un giornalista e un tè. Sì. Mi ha promesso che insomma, cercherà di organizzare un incontro proprio aperto soprattutto ai colleghi, e poi vediamo, anche perché molte persone che mi incontrano alle presentazioni poi mi chiedono se sia disponibile a farlo anche fuori Catania, in altri posti. Un posto dove vorrei farlo è Scicli, dove è il luogo dove trascorro le vacanze, quindi necessariamente alcuni di questi racconti sono ambientati lì. Quindi molti dei miei amici stanno lì e molti dei miei amici sono finiti nei racconti, quindi è anche giusto andarlo a presentare davanti a loro. Aspettano, no? Sì, sapete, quelle strade molto belle che fanno il barocco, meraviglioso, certo. Un bel salotto lì per parlare del mio libro sarebbe una cosa molto gradita. Vedremo quest'estate. Va bene, ok, ce ne darai notizia comunque. È assolutamente il mio mestiere. Va bene, ok. Eppure quello mio, va bene, ok, grazie, siamo alla fine. Grazie a Mariano Campo con l'inchiostro dei vostri occhi. Ragazzi, le inquadriamo un attimo. Dove si può trovare questo libro? Al momento si trova alla libreria Bonaccorso in via Etnea, vicino Piazza Università, e al bookshop del Monastero dei Benedettini, e poi nelle presentazioni. Benissimo, quindi con l'inchiostro dei vostri occhi, scusate, mi sono impaperata, il libro di Mariano Campo. Grazie, alla prossima. Grazie a voi. Grazie. Radio Ritratto. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale Edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick.